Buona giornata, ben ritrovati, buon inizio di settimana con 7 in punto, trasmissione che apre la giornata informativa di Tele Padova 7 Gold e come al solito dedica all'approfondimento questo appuntamento della settimana. Diamo il primo buongiorno di questa settimana alla vicepresidente della Commissione per l'Opportunità della Regione Veneto, Cristina Greggio, ben trovata. Buongiorno a tutti e buona giornata, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei, oltretutto l'occasione in questa per parlare con un doppio appuntamento di pari opportunità, visto che dopo la vicepresidente ci sarà anche l'unico membro maschile, certo, della commissione, un collega, Mirko Pizzolato. Sì. Quindi 60 minuti totalmente dedicati a cercare di sviscerare un pochettino l'attività, le iniziative, tutto quello che concerne la commissione e soprattutto direi l'argomento, perché si, certo, presta appunto a molte cose. Visto che noi parliamo di attualità, un accenno soltanto, senza entrare nel merito, perché ovviamente ci saranno poi i telegiornali, dopo una domenica totalmente dedicata principalmente a parlare di primarie, un'opinione sul fatto appunto che sarebbe stato bello se ci fosse stata anche una donna, come ha tentato di esserci Laura Puppato fino a questo momento. Beh, sicuramente sì, è importantissimo che le donne siano presenti nella scena politica e che anche cerchino di raggiungere i luoghi poi dove si può decidere, si può governare. Quindi sì, sicuramente il tentativo di Laura Puppato è un tentativo più che corretto. Sarebbe stato bello, ma ovviamente l'importante è che poi uomini e donne siano messi nella stessa condizione di poter partecipare. Poi ecco, la scelta è poi ovviamente l'uno o l'altro indifferente. Il punto è proprio questo. La Puppato a quanto pare ha dovuto un po' forzare tutto questo, certo, appunto il forzare di essere una candidatura rosa, se vogliamo, per questa cosa, ma proprio il fatto stesso di un posto che si è guadagnata proprio a sgomitando in pieno, ed è sempre così un po' in tutte le attività. Sì, le donne devono faticare molto per raggiungere certe posizioni. E molto abbiamo fatto, però ancora molto c'è da fare. E in particolare in politica, dove sicuramente la scena è prettamente maschile, quindi va tutta la stima e l'ammirazione per aver fatto questo tentativo. Poi non conosco i dettagli della candidatura, però ovviamente va sicuramente una stima particolare. Particolare, sì. Allora, Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, certo, diamo un attimino un quadro generale su inizialmente come composta e poi anche di che ambiti si occupa, in quanti siete in commissione? Siamo in 17 più la consigliera di parità regionale, che è di nomina ministeriale, che si occupa prettamente di materia del lavoro. È un organismo della giunta regionale, quindi viene nominata su nomina del presidente della regione. È una delle poche, fra l'altro la nostra in Veneto, è una delle poche, se non l'unica, commissione di pari opportunità tra uomo e donna, proprio ha questa specificità, perché il concetto di uguaglianza è molto presente nella nostra normativa. Ci sono nomine di natura politica, quindi nomine del Consiglio regionale, nomine dell'associazionismo femminile, io sono in commissione pari opportunità in rappresentanza dell'associazionismo femminile, delle associazioni di categoria, del sindacato, del volontariato e poi appunto la consigliera di parità. Quindi, come dicevo, appunto 15 più la presidente, più la consigliera, e è un'attività costante e continua durante tutto l'anno, ci sono dei momenti, certo, particolari? Certo, dura il tempo della legislatura, poi ci si trova ovviamente in riunione plenaria. I compiti che abbiamo sono principalmente due, diciamo, noi interveniamo, le pari opportunità sono un po', intervengono trasversalmente in tutte le materie, no? Si cerca di portare questo equilibrio, questa presenza di genere trasversalmente in tutte le materie, dal lavoro all'educazione, alla formazione, e quindi attraverso ricerche, noi io dico che siamo un po' delle sentinelle del territorio, siamo quel trade union tra il territorio e l'organo di governo, quindi cerchiamo di far presente i problemi che incontriamo nel territorio e possiamo esprimere parere per quanto riguarda le leggi regionali, se non addirittura formulare delle proposte di legge. Il territorio ha recepito questo, nel senso vi vengono a cercare spesso e volentieri con le iniziative, o siete ancora in una fase in cui andate un po' a avvisare il territorio, guardate che si potrebbe far così? No, abbiamo fatto dei passi in avanti sicuramente sui in temi, quanti anni? Sui temi diciamo, di pari opportunità. Quando è nata la Nell'87. 87. Sì.
È nata insieme alla normativa, fra l'altro, sui diritti umani, che poi i diritti umani sono diventati anche cooperazione internazionale, quindi la Regione Veneto su questi temi è guardata come esempio. E siamo molto legati al territorio, perché poi gli organismi di pari opportunità sono presenti nelle province, sono presenti in gran parte dei comuni, anzi direi che adesso ci sono molti comuni che si sono uniti e sono nate delle commissioni intercomunali. E forse quello che dobbiamo fare è, siamo molte, e quello che dobbiamo fare secondo me è stringere e fare come avere come un obiettivo unico per raggiungere alcune tappe no, che sono lì, che siamo un po' fatiche, che sono vicine. Sì. Comunque il territorio recepisce molto. Arriviamo da un mese come quello di novembre, dove si sono accesi i riflettori sul tema, quello della violenza, no? Grazie anche alla giornata del 25 novembre, che è la giornata internazionale della violenza. Una giornata ma non solo. Esatto. È stato un mese veramente intenso, perché ogni sera ci siamo incontrati. E ogni sera su temi diversi, abbiamo raccolto il tema della violenza, ma poi si parlava di conciliazione lavoro, si parlava di lavoro soprattutto, perché adesso il tema è questo, per uomini e donne è questo il vero punto. Ma anche su come la nostra società si sta ridisegnando, no? Perché è evidente che siamo in un momento un po' particolare. E quindi insieme devo dire che c'erano anche molti uomini presenti, e anche l'età era bella. Ecco il punto che volevo chiederle, se tutta questa trasversalità, mi diceva, da politica, associazioni, volontariato, sindacato e così via, è rappresentata anche dal punto di vista della carta d'identità, cioè dall'età delle partecipanti. Sì, c'era dai 20 ai tutte le età, diciamo, per poi queste serate non sono così molto, non ci sono delle caratteristiche ben precise, per cui sono proprio delle conversazioni nel territorio per trovare un terreno comune per risolvere dei problemi reali. Ecco, direi questo. Il territorio è vasto, comunque il Veneto è anche abbastanza diversificato. Come si riesce anche a contemplare un po' tutte le diversità dei singoli territori? O le tematiche sono comunque le stesse anche nelle singole province? Le tematiche sono le stesse, magari in qualche territorio poi si accentua di più qualche tema, però anche con la Presidente Simonetta Tregnago noi cerchiamo, poi ognuno magari è più vicino alla zona dove abita, oppure ognuno ha una competenza più specifica, e quindi cerchiamo di suddividerci anche in base a questo, però cerchiamo di andare ovunque ci chiamino, proprio per raccogliere le esigenze. Dicevate appunto un impegno particolare, questo legato alla violenza nell'ultimo periodo. Proprio per fare un esempio pratico, come è stata la discussione e ha portato poi successivamente a quali tipo di iniziative? Allora, sulla violenza noi siamo molto presenti. Quando ci siamo insediati con questa commissione, con la Presidente Simonetta Tregnago, nel 2007, era l'anno in cui sono usciti i primi dati Istat, quella poi è stata proprio una... quei dati hanno riempito le pagine dei giornali e della televisione, nei quali si cominciava anche a uscire dal silenzio. Lì, grazie anche all'assessorato alle pari opportunità e all'assessorato alle sanità, in Regione Veneto abbiamo cominciato a lavorare sul tema in una logica anche di rete, perché forze dell'ordine, prefettura, pronti soccorso, servizi sociali, erano tutti organismi completamente scollegati fra di loro. Invece una delle soluzioni per risolvere questo problema è lavorare in rete, quindi abbiamo proprio avviato questo lavoro. Quindi nel Veneto, in questo periodo, con la collaborazione dell'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica, stiamo facendo un lavoro straordinario. Infatti il Veneto è collocato non fra le ultime regioni come numeri, ma credo al quinto o sesto posto, ma grazie anche a un lavoro di denuncia, che è anche una regione che denuncia di più. È ovvio che adesso dobbiamo fare un salto, per risolvere, perché io penso che viviamo in una società che non può permettersi questa situazione. Noi parliamo molto di politiche impostate con attenzione alla persona. Bene, se siamo una società attenti alla persona, alla qualità del vivere, noi non possiamo permetterci una cosa del genere, assolutamente. Manca qualche donna in una posizione chiave per aiutarvi in questo salto, in questo passaggio?
Beh, le donne mancano in tutti i luoghi dove si può decidere per qualsiasi materia. Direi che qui manca una cultura per risolvere questo problema. Lo trattiamo ancora come se fosse una cosa che riguarda solo le donne che subiscono violenza, invece è una cosa che riguarda assolutamente tutti noi, perché noi non possiamo pensare di essere una società, no? Ci diciamo una società moderna, una società contemporanea, e avere questi reati enormi, perché al di là poi della violenza psicologica, che è gravissima, abbiamo anche delle violenze fisiche per arrivare poi ai femminicidi, quindi abbiamo veramente una situazione gravissima. Non possiamo chiamarci società così finché permettiamo assolutamente queste cose. Quindi questo assolutamente va risolto. Ed è una cosa che riguarda tutti, tutti noi. Nessuno escluso. Nessuno escluso. Assolutamente su questo. uomini e donne. Posso chiedere se, per esempio, però sia, non per prendere in modo indelicato la situazione, ma se la scarsa presenza femminile in posti chiave sia in qualche modo da definirsi una violenza anche questa, cioè, o perlomeno un sopruso da parte di qualcuno che non vuole effettivamente mollare quanto ottenuto negli anni precedenti. È una mancata occasione di crescita per tutta la società. Una presenza femminile e maschile uguale, diciamo, no? Con le stesse opportunità, è una mancanza di crescita per tutta la nostra società. Ecco, la metterei in questo aspetto. Più morbidamente, sì. Insomma, sì. Quindi all'interno. Sì. Vivendo comunque all'interno appunto del mondo politico, in ogni caso, sì. Si riesce comunque a lavorare tranquillamente, o c'è sempre un qualcosa, insomma, che si vorrebbe appunto più rosa di quello che è? A me piacerebbe ci fosse una società, e in questo senso stiamo lavorando, dove gli schemi sono diversi. Noi ci ritroviamo ad agire in una società che è stata costruita con schemi maschili e quindi tante volte dobbiamo adattarci a certe regole. Ecco, forse meno schemi, ma proprio anche un terreno comune dove c'è più confronto, dove ci si confronta e poi si trovano le soluzioni migliori per entrambi. Quindi questo potrebbe essere una rivoluzione questa. Secondo lei l'aspetto digitale potrà aiutare questa rivoluzione? Sì. È più democratico il digitale? Sì, io sono una social, quindi amo molto la tecnologia, perché se usata in modo corretto ci può dare delle opportunità enormi. Fra l'altro noi abbiamo da poco concluso un lavoro con il Dipartimento Informatica dell'Università di Venezia, dove abbiamo fatto una ricerca che mette per la prima volta in fila anche una serie di nuove professionalità che la tecnologia ci permette, l'informatica applicata, no? Perché noi viviamo immersi nel mondo della tecnologia, e invitiamo proprio anche le ragazze ad iscriversi a certi percorsi formativi, perché noi siamo abituati a vedere la tecnologia come una cosa prettamente tecnica. E invece no, ci sono delle opportunità di lavoro anche che necessitano delle caratteristiche che a volte sono femminili, no? Le social network, le reti, i contenuti, quindi lavori bellissimi che possono. Poi è un mercato anche che ha posti dove c'è spazio per l'occupazione. Quindi si riesce. E quindi attivate questo tipo di percorsi? Sì, avremo anche un progetto che proseguirà con il Dipartimento di Informatica. Abbiamo fatto questa ricerca e adesso avremo la seconda parte, dove faremo proprio un programma di sensibilizzazione in questo senso, anche per portare a conoscenza proprio di tutti questi aspetti. E poi anche perché per il futuro comunque noi siamo in una società digitale, no? Parliamo di cultura ed economia digitale, noi siamo una generazione di immigrati digitali, sì. In America ci sono gli studi sui nativi digitali, quindi in funzione di questo stiamo parlando di città intelligenti, quindi anche tutti argomenti nuovi che possiamo affrontare anche lo stesso tema, per esempio, che noi sta molto caro, quello della conciliazione tempi-lavoro, no? Che è un modo di
organizzare la giornata per le persone, sia per l'uomo che per le donne, quindi che ne va poi della qualità del lavoro. La tecnologia in questo senso può esserci molto utile. Aiutare. Perdiamoci un minuto su questa questione degli immigrati digitali, sostanzialmente spiegare come più di una generazione si trovi sostanzialmente, come noi, ad essere immigrati quando i nativi digitali... Beh, noi siamo nati, no, commentavamo anche prima, noi siamo nati con i fax, forse io sono nata anche con la macchina da scrivere, con i fax... E poi più semplici, poi è arrivato internet, poi sono arrivati internet, poi quando ho iniziato io a lavorare era una cosa prettamente del CED, no? del centro elaborazione dati. Oggi invece siamo in una società dove è tutto riguarda la parte dei contenuti, ma poi noi siamo immersi nella tecnologia, quindi io per arrivare qui ho guardato questo studio, siamo immersi nella tecnologia, però noi un pochino abbiamo dovuto imparare, adattarci. Invece ci sono le generazioni che sono nati nel 1900, cominciamo a prendere come riferimento quelli del 1999, sono bambini che sono nati e sono già immersi fin da subito non hanno nell'iPad e quindi noi dobbiamo pensare anche alle politiche che andiamo ad attuare per il futuro a questo aspetto, no? Viviamo in un mondo globale, in una comunità che è connessa, quindi questo è importantissimo. Bisogna è bellissimo e importantissimo essere mediatori culturali con tutti i pericoli del caso, sicuramente, perché la tecnologia è andata avanti talmente veloce che non abbiamo avuto il tempo di educare, quindi forse a noi sta il compito di educare alla tecnologia, perché c'è il pericolo, no? Lo vediamo i giovani, fanno dei filmini, immediatamente li vediamo su Facebook, su YouTube, quindi dobbiamo fare un lavoro, un grande lavoro di educazione, e l'educazione non deve mai finire, no? Perché mai, anzi, dobbiamo focalizzarci sempre di più. In questo caso siamo noi che siamo immigrati e loro sono nativi digitali. Pari opportunità in questo caso è soltanto un discorso legato a uomo e donna o anche a generazione e generazione, quindi garantire a tutti sostanzialmente una cosa, l'attività è specifica, quella che fate voi? No, pari opportunità, se noi intendiamo pari una questione di genere, il genere è maschile e femminile, poi pari opportunità, se noi guardiamo anche le normative internazionali, europee, è garantire opportunità a tutti in qualsiasi situazione. Se parliamo per esempio di tecnologie, noi parliamo molto di usabilità, accessibilità, quindi anche realizzare delle tecnologie nelle quali possono accedere anche i disabili attraverso dei software, quindi abbiamo veramente una generazione che può fare molto anche per chi è in una situazione di difficoltà, e dobbiamo sempre mettere tutti nello stesso piano, cioè tutti devono poter raggiungere il loro massimo, secondo il questo punto è fondamentale. Sì. Il Veneto però, non ho chiesto il caso appunto, è una delle poche regioni che ha inserito pari opportunità uomo e donna. Sì, la nostra legge proprio titola così, pari opportunità tra uomo e donna, e noi stiamo lavorando molto in questo senso, perché è una società che deve cercare l'equilibrio tra uomo e donna, non è una questione uomini sì e donne no, io non vorrei mai che passasse questo messaggio, è una società equilibrata, è una società corretta, esatto. L'unico punto che poi a me sta proprio a cuore, dove non vedo questo grande equilibrio, ci sono molti punti dove la donna è in difficoltà o in difficoltà, in una situazione dove deve fare uno sforzo maggiore, forse è quello della violenza, che ci ritorno sempre perché mi sta particolarmente a cuore, è il tema proprio che in questo momento... Il tema assoluto è quello meno equilibrato, diciamo, dove proprio c'è una disparità che non si riesce... Sì, io modo. Trovo così, un po', come dire, bruttissimo che ci sia questa situazione. Fra l'altro il Consiglio regionale sta discutendo proprio in questo periodo una legge regionale sulla costituzione dei centri antiviolenza. Ecco, da questo punto vorrei ripartire tra pochissimo nella seconda parte di Sette in Punto per capire bene questo tipo di legge, come verrà strutturata. Qui con Cristina Greggio a Sette in Punto, tra poco. Dicevamo poco fa, legge
sulla violenza che sta studiando appunto la Regione Veneto. Cristina Greggio, vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, ci stava spiegando un po' come dovrebbe essere strutturata, o meglio, che contenuti dovrebbe avere. Sì, il Consiglio regionale ha fatto una proposta, discutendo su una proposta di legge. In realtà ce n'erano due, che poi è diventato un testo unificato, e sta cercando di rispondere a un'emergenza del territorio, che è quella della richiesta dei centri antiviolenza o case di accoglienza. Secondo noi questa dovrebbe essere un'occasione per aprire il dibattito un pochino più a 360 gradi, nel senso che una legge moderna su questo tema deve partire da un altro approccio. Noi dobbiamo entrare in una logica di protezione, dobbiamo garantire intanto dobbiamo parlare non di violenza sulle donne, ma di una violenza di genere, quindi garantire una protezione a chi subisce violenza, ma anche arrivare a una sorta di assistenza o di aiuto agli autori, perché se non risolviamo il problema alla radice, continuiamo a ritrovarcelo. Cosa vuol dire? Una legge più che ha un approccio più trasversale, che quindi è attenta all'educazione, è attenta alla formazione, perché dobbiamo creare una task force competente. Le persone che subiscono violenza devono sapere che nel territorio trovano delle risposte dalle persone competenti. Proprio passare da una logica di tavoli di coordinamento, che oggi ci sono importantissimi, che rimangano, ma anche proprio una di rete di protezione, inserire dei meccanismi di aiuto, tipo degli incentivi nel caso una donna perda lavoro, perché sappiamo che poi quando entra in questo tipo di problema poi ha problemi di lavoro, ci sono i problemi dei bambini, di assistenza legale, di informazione corretta anche attraverso i media, perché infatti noi vi ringrazio tantissimo di questa opportunità, ma è importante che se ne parli anche in un determinato modo, e via via tantissime altre iniziative che si possono proprio mettere per legge. Perché è importante una legge? Perché nel territorio queste cose si fanno già, solo che non sono messe a sistema, sono interventi che grazie ai servizi sociali, al volontariato, alle forze dell'ordine adesso stiamo attuando, però è importante che siano a sistema e che ci sia copertura finanziaria. Oltre ai centri di violenza, però i centri di violenza si arriva quando il problema è già all'apice, bisogna cercare di intervenire prima. Diciamo all'inizio che è dal 1987 c'è questa commissione per le opportunità della Regione Veneto. Da circa 5 anni Cristina Greggio è impegnata nelle attività della commissione, e un quinto di questo cammino complessivo. Ha visto molti passi in avanti, facendo una sorta quasi di bilancio, insomma, di quanto fatto fino adesso, in questi 5 anni. Sì, è cambiata la percezione che si ha delle commissioni pari opportunità. E questo è un fatto importante, perché erano quasi sotto traccia, se vogliamo. Sì, o forse mi dispiace dirlo, ma qualche volta c'era l'idea, ma cosa vi trovate a discutere? Invece adesso ci chiamano ai tavoli di lavoro per ovviamente sentire il parere dal nostro punto di vista, e questo è importantissimo. È cambiata proprio la percezione. Deve aumentare, secondo me, la nostra competenza, dobbiamo proprio essere dei bracci operativi, tecnici, specializzati accanto agli organi di governo. Mi piacerebbe proprio essere diventassero, che ci fosse più questo cambiamento ulteriore. Fra l'altro, nel nostro programma nuovo è stato inserito proprio anche una rivisitazione dell'organismo di pari opportunità, quindi anche noi ci ridisegniamo, tutta la società si sta ridisegnando. Come la task force deve essere composta appunto da persone assolutamente competenti, lo stesso appunto il tipo di attività, insomma, quindi gli specialisti dell'argomento. Sì. Noi lavoriamo moltissimo accanto agli assessori in giunta, per cui siamo convinti che insieme possiamo raggiungere ulteriori risultati. Quindi ho visto una crescita anche da parte loro, come attenzione, come sensibilità sui temi. Sicuramente. Questa è una cosa molto importante. Tra l'altro che poi ci sono un sacco di attività, pensando al futuro, che possono vedere coinvolte, quindi penso appunto a Venezia 2019. Sì, ci sono degli argomenti dove noi possiamo cercare di inserirci e guardarli con uno sguardo femminile.
argomenti che poi ci mettono in rete anche con l'Europa, no? Che questo poi è importantissimo. Venezia Nord-Est 2019, che ha il focus sulla cultura e sviluppo, quindi avendo in questo momento anche il tema del lavoro, che è un tema delicatissimo e che ci preoccupa tutti, uomini e donne, anche guardare al nostro territorio come nuove opportunità di lavoro è un tema. C'è il centenario della Grande Guerra, ci sono dei temi sui quali possiamo aprire un dibattito e chiedere di esserci per portare la nostra visione. E avere spazi ulteriori. Sì, sicuramente. Poi per esempio a me piacerebbe che le donne fossero più presenti nei tavoli di lavoro dove si parla di pianificazione, di paesaggio, di urbanistica. Noi abbiamo fatto un bellissimo lavoro che si chiama con l'INU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, Abitare al Femminile, perché è proprio una città pensata con servizi per le donne, non quanto donne, ma perché le donne sono le migliori, diciamo, usano la città per fruitrici. Per fruitrici, scusa, non mi veniva il termine. Quindi quando sono loro che lo usano bene, il territorio funziona, la città funziona. Visto che l'ho citato, nel centenario della Grande Guerra, per esempio, facciamo proprio un esempio pratico. Come si può contare di più al femminile? Beh, intanto una lettura di quello che è stata la Grande Guerra e sul ruolo che le donne hanno avuto, ma anche una lettura di pace, cioè nel senso di guardare a che errori non dobbiamo più fare, perché una guerra è una guerra, no? Ti cambia completamente un territorio in tutte le sue forme. E poi il nostro territorio ha visto uomini che hanno combattuto, uomini e donne, uomini che hanno combattuto di tantissime nazioni, quindi l'attenzione su questo argomento sarà internazionale, quindi può essere anche un'opportunità di dialogo internazionale. Quindi gli stupri di guerra sono stati, sono anche, no, un tema, quindi guardare un po' in profondità anche con lo sguardo femminile. Uno sguardo certamente più diretto. Sì. Due minuti circa alla fine della nostra chiacchierata, è anche il momento giusto, forse ci vuole un po' più di tempo, ma per capire un attimino nella politica invece le donne, ce ne sono a sufficienza, ce ne devono essere di più. Però non devono esserci per forza, nel senso, appunto, anche qua la qualità è importante, deve essere. Devono essercene di più, dobbiamo, lo dico proprio convinta. E devono esserci anche delle regole nelle quali noi abbiamo l'opportunità di metterci in discussione. E la legge della doppia preferenza è sicuramente un'opportunità. È uno sforzo che dobbiamo fare anche noi, e cercando anche di portarci l'attenzione, e su questo chiediamo anche l'aiuto dei media perché ci diano spazio. Assolutamente devono esserci, dobbiamo proprio fare squadra. Passi in avanti ce ne devono essere, ma siamo tanti passi indietro, come Veneto in particolare. No, non siamo tanto passi indietro, ci sono dei diritti che sono stati conquistati e per questo noi dobbiamo ringraziare molto chi ci ha preceduto, però i diritti vanno riconquistati in continuazione, non sono mai acquisiti del tutto, magari ci sono per legge, però poi nella quotidianità a volte vengono calpestati, per cui noi dobbiamo lavorare per continuare a lavorare per l'uguaglianza per tutti. Ecco. Prossimi passi quali saranno? La prossima notizia per cui ci rivedremo qui a questo tavolo, cosa pensa e potrà essere? Il lavoro. Possiamo parlare di lavoro, perché credo che dobbiamo un po' porre l'attenzione di più sul lavoro, che c'è molta crisi, ma anche cercando di guardare uno sguardo a quelle che possono essere le opportunità. Individuando nuove forme di organizzazione, nuovi ambiti, nuove materie. Le donne poi su questo sono straordinarie, no? Sono molto flessibili, hanno molta creatività, quindi cercando di trovare degli esempi positivi e di metterli così, di farli conoscere, perché magari ci può venire qualche spunto.
Grazie dunque a Cristina Greggio, vicepresidente della Grazie Commissione per l'opportunità della Regione Veneto, e di pari opportunità parleremo anche tra poco con un componente, l'unico componente maschile della Commissione, Mirko Pizzolato. A tra poco, sempre con 7 minuti.